Presidente del Consiglio Mario Lazzisa. Qual è lo scopo di questa iniziativa? L'iniziativa di quest'oggi è un continuo delle iniziative che si sono verificate nei giorni precedenti, a cominciare dalla riunione in piazza di alcuni genitori che volevano lanciare un messaggio, il messaggio di riprendere alcuni spazi di Santa Croce, quali ad esempio la piazza, assieme ai loro figli. Da quella serata sono nati altri due incontri, uno il venerdì mattino con le istituzioni e il successivo è nato dopo quell'incontro. E dall'incontro di venerdì mattina ne veniva fuori che un po' tutti i genitori avevamo uno stesso sentore comune, che andavano in qualche modo attenzionati i nostri figli adolescenti ed ecco perché continuiamo questo percorso. Oggi ci siamo dati appuntamento in questo spazio pubblico semplicemente per mettere insieme le nostre idee, per fornire tutti quanti insieme dei progetti o quantomeno proporre una serie di iniziative da fare assieme ai nostri figli. Successivamente faremo, dopo l'incontro di oggi, un incontro con i nostri ragazzi e chiederemo loro la collaborazione e la loro partecipazione affinché questi progetti e iniziative potranno essere messi in atto. I progetti, almeno dal mio punto di vista, che indicherò, perché ancora non ho fatto un mio intervento, che indicherò riguarderanno diversi punti, a cominciare dalla sicurezza della persona, intendo dire un'educazione alla sicurezza, e ognuno dei nostri figli deve sapere che se indossa un casco lo deve fare semplicemente non perché è obbligatorio, ma semplicemente perché deve proteggere la propria vita. E con questo intendo dire anche il rispetto dei segnali stradali, il sapersi comportare quando ci si muove anche tra le vie cittadine. È giusto che questi ragazzi non vengano semplicemente imposte le regole, ma vengano in qualche modo coinvolti in tutto quello che possono essere anche le altre iniziative. Le altre iniziative possono riguardare attraverso la scuola il rispetto di alcune norme di convivenza civile, perché forse anche noi dimentichiamo di ricordargliele e sarà un modo per ricordarlo a noi genitori e per ricordarlo ancora più volte ai nostri figli. E un altro potrebbe riguardare un progetto, ecco, il rispetto dell'ambiente, che coinvolgerà tutti i cittadini che vivono in questo paese a una ripresa di comportamenti atti a determinare una convivenza civile. Ecco, oggi tireremo fuori delle linee guida e delle iniziative. Speriamo solo che di trovare la collaborazione di questi ragazzi affinché i progetti possano portare anche a breve risultati concreti.